Buonasera dal Festival del Viaggiatore. Siamo ancora una volta sulla Via delle Donne ed ho con me Marina Massironi, yeah. attrice eclettica di cinema, di teatro, di tv. E ti farò un paio di domande. Il grande pubblico ti ha conosciuto per i film di Aldo, Giovanni e Giacomo. Cosa ti manca di quel periodo? Allora, non, non vorrei sembrare eh, cinica o cattiva, non, non è che non mi manca niente di quel periodo, in realtà ho una marea di ricordi, quindi siccome per me le storie poi finiscono, vanno avanti, si modificano, non, non sento la mancanza mai delle cose, sento il valore che hanno avuto, per me quel periodo è stato un periodo di grandi scoperte, eh, soprattutto sulla comicità, quindi è stato un periodo anche molto lungo no, della mia vita. E, è stato bello, ma è passato e ce ne sono stati altri, ce ne saranno altri. Adesso il teatro ti sta assorbendo praticamente completamente. No? È una nuova sfida, un ritorno. Che cos'è questa tua completa dedicarsi al teatro? Alcuni si chiedono, ma dov'è Marina Massironi? Sì, io, è stato il mio primo grande amore, il mio primo grande incontro nella recitazione, è, è stato proprio quello del teatro. Tutto quello che è venuto di, di conseguenza, cioè il cinema e la televisione, sono arrivati quasi per caso, nel senso che io sin da piccola ho detto io voglio fare l'attrice in teatro, per me fare l'attrice voleva dire stare in teatro. Quindi è come se avessi ritrovato un po' delle origini. Che poi devo dire, in realtà non l'ho mai abbandonato, perché anche durante il periodo, quello con Aldo, Giovanni e Giacomo, anche durante insomma, tutti i periodi in cui la gente poi mi ha visto fare altro, io il mio piccolo, la mia piccola nicchia di, di lavoro in teatro l'ho sempre tenuta. È un amore, è una passione. Quanto è importante cambiare, accettare la sfida? Eh, importantissimo, l'importante è tenersi sempre aperti, liberi e disponibili. Eh, vedere, no? Il, vedere quello che c'è, insomma, cercare di mantenere una certa curiosità e, e, e capire quello che c'è davanti a te e affrontarlo, con, uh, insomma, se, se, senza paura, no? eh, cercando di demolire quelle barriere che a volte ci facciamo noi stupidamente, no? e, e per questo è una sfida anche personale, certamente, mm -hmm. certamente. Senti, ti abbiamo visto a Villa Duse e mentre c'era no. un reading su sì. Freya Stark, sì. No. Sì, ero io. grandissima viaggiatrice, tu sai che questo festival sì. è dedicato a lei, grande pioniera, una donna che accettava le sfide. Eh, qual è la tua idea di viaggio? La mia idea di viaggio è quella legata alla scoperta e all'incontro, sostanzialmente. È quella che ti permette di abbandonare un po'. Te stessa, un po' le tue abitudini, un po' le tue appunto, chiusure, no? per, per me sono molto importanti. E, e cercare di entrare veramente in relazione con quello che c'è fuori di te, quello che, con, quello che conosci, ma anche quello che non conosci, soprattutto quello che non conosci. In questo senso, il racconto che ho visto alla casa di Eleonora Duse è, è stato molto bello no? perché. Perché appunto racconta di questo: i viaggi di Freya Stark, o almeno quello che lei racconta dei suoi viaggi, mi hanno procurato una certa invidia. Nel senso che allora forse era anche più, eh, più facile, più, facile più, più libera la scelta. No? Adesso. C'è questa grande preoccupazione anche legata intorno a, al viaggio, al dover affrontare un viaggio, non puoi andare in alcuni paesi del mondo, no? ci sono dei focolai di guerra, c'erano anche allora, però insomma eh, sento che c'è una minore libertà. Adesso, no, in questo periodo storico, e ci sono più barriere, ci sono più chiusure e questo, insomma, sentire i racconti di Freya Stark sentire quello che lei racconta eh, del mondo arabo, per esempio, dei suoi incontri con i Blue Man, con, no, con i nomadi, con, insomma, è, è stato veramente emozionante. Grazie Marina e buonasera a tutti. Buonasera. Io sono già in viaggio poi, sono ad Asolo, per cui, <ride> siccome non ci vivo sono in viaggio.